Ciao belle, la belli, la belli, ciao cicche, ciao cicche. Allora, sì, sono un po' giù, diciamo. E allora ho detto proviamo a vedere se facendo un trucco, comunque qualcosa, un video con voi, mi tiro un po' su di morale. Notizie. E ho detto faccio un get ready, così proviamo insieme questa rovina e quella nuova. E niente, tanto per adesso non ci danno niente di nuovo, come avete capito, informazioni. Allora proviamo intanto il 3 in 1 off. Ah, ok, lo apriamo. Off on, non si vede niente, se scende non scende, eccolo qua. Allora, questo è crema e primer. Basta, io direi va bene così. Non so se lo si può stendere così. Oppure va steso con le mani. Intanto negli occhi poi ce lo riadiamo dopo quando rifacciamo. Allora, poi le cose sono ulteriormente peggiorate anche in altri ambiti. Lasciamo perdere, bimbe, guardate, è una situazione. Allora, devo dire che la pelle la lascia, pensavo, molto più luminosa rispetto all'illuminante. Però, allora, poi ci diamo tanto questo, che era quello che vi dicevo, non lo vorrei dare col flat, ma lo voglio dare con un pennello da cipria. E niente, purtroppo le cose sono ancora così stabili. La cosa che per l'appunto mi preoccupa di più è che lei stia lottando tantissimo, ora nonnina, e non c'è rimedio, perché comunque c'è stato anche altre complicanze dovute all'età, dovute ai farmaci. Quindi l'unica cosa buona di questa cosa è che non è cosciente, e almeno evitiamo, insomma, che è lì da sola e tutto quanto. Mi immagino, insomma, cosa, non mi posso immaginare cosa voglia dire. Fatto ciò, diamo una sistematina giusto giusto per farsi un po' di contouring e niente di più, sempre con la nostra palette della Lunatic. E adesso mi faccio le sopracciglia e arrivo, perché altrimenti ci metto una vita. Allora, messo tutto con la matita, vado a prendere il mio coso della Essence, gli tolgo l'eccesso perché altrimenti per me è troppo, perché mi serve proprio per bloccarle e basta. Non so neanche se farci un mini trucco. Facciamola con la shade, no, facciamo la shade, va? Anzi, lo facciamo questa, che è quella dell'Imagic, che io amo la follia. Facciamo una cosa molto basica, semplice, quindi giusto per dire mi sono truccata. Questo qui, questo nude, vi faccio vedere quanto scrive, eccolo. Allora, l'esfoliante, questa robina qui non lo possiamo provare adesso, ma volevo provare, vi farò vedere qualche rossettino della mia, anche se credo di averveli fatti vedere già tutti, perché quando ho fatto l'haul credo di averli inseriti tutti per farveli vedere. Poi con un pennellino leggermente più a punta. I miei pennelli sono giù, naturalmente. Qui abbiamo quello che abbiamo rimunerato, ce n'avevo uno, ecco qua. Prendiamo questo marrone più scuro con un pennellino più a punta e facciamo solo l'estremità.
Andare fuori, chiaramente. Il sotto uguale, io ci metto gli stessi colori. Non ho messo il correttore, quindi non ho fatto una base esageratamente esagerata. Anzi, niente di che. Diamoci un po' di, mi prude il naso da morire, di super glitter, ci mettiamo questi qua che sono straglitterosi. Questa paletta l'ho presa tempo fa. Sempre su, non mi ricordo se su eBay, sembra su eBay, e è stata una delle migliori scoperte possibili. La mia amica Shika l'ha comprata e ci si è trovata da Dio, ma il bello è il prezzo, che costava sulle 3 euro, quindi una cosa allucinante. E una marca come al solito non conosciuta, perché non tutte sono buone, nel senso, non è che quelle poi sono, ma io c'ho il naso, mamma mia. Ok, fatto ciò, mettiamo, io metterei a questo punto anche un po' di ciglia finte, perché ci vogliono leggere, di quelle tranquillissime. E non ho altro comunque da mettere, perché sì, mettiamo l'illuminante della Douglas, questo qua, ve lo faccio vedere, sono molto bello. A parte che il prezzo fa essere brutto, uno dice, aspettate un attimo e mi faccio le ciglia, metto le ciglia. Allora, mi sono messa queste che sono anche vecchie, fra parentesi, però perché volevo vedere se riuscivo a sfruttarne altre, visto che ce n'ho tantissime. E queste sono anche belle perché so di quelle fine che usavo ai primi tempi. E il brutto è che si attaccano male. Cioè, io sono un po' diventata poco brava a attaccare ciglia. Prima ero bravissima, in 2 minuti le attaccavo e mi stavano da Dio ferme, immobile. Ora ultimamente faccio più fatica. Vedete, sono queste qui, leggere, leggere, ora ve le faccio vedere. Queste qua, 120 fra parentesi, di queste qui, vedete quante, le ho praticamente finite. E sono con la base molto leggera. E secondo me, boh, sono delle belle ciglia finte. Non fanno un bel lavorone. Le sopracciglia invece non mi stanno piacendo, non capisco come mai questa parte di sopra mi fa così, però vabbè. Allora, mi ero dimenticata di un rossetto matte che ho preso alla Douglas. Siccome io mi ero trovata anche per il marsupio, ce n'avevo uno della MAC che è finito. Questi sono i rossettini della Douglas matte. C'era la Line Crime, ma ce n'ho, perché praticamente gli unici nude, cioè io volevo il nude, e i nude che c'è ce li ho praticamente tutti. Quindi che ci faccio? Niente. E quindi ho deciso di prendere questa cosa, questo nuovo matte. Allora, diciamo che il pack è molto semplice, come quelli della tipo Huda. Questo è il numero 23 che ha questo colorino così ed è questo.
questo colore qua. A me, lo sapete, questi colori mi piacciono un sacco. C'ho anche le screpolature laterali perché mi sto poi dietro anche col burro cacao. Ecco, bene, sulle labbra non rende, ok. Magari se tu scrivessi. Non scrive. Bene. Mi fa piacere. Che sola. Cittine. Non ne scrive sulle labbra. Bene. Mi fa molto piacere. Dunque, prendiamo un bel grigio allora di quelli che avevo della... che tanto non me lo metto, non volevo mettere, della NYX, eccolo qua, che è proprio il grigio grigio, però non è il grigio grigio, non volevo mettere proprio il grigio. Guardate, mettiamo questo qui della Wycon, che era una collezione limitata, che dovrebbe essere tendente al... questo, mettiamoli entrambi, ok, forse questo della NYX, vediamo, eccolo, eccoci. Allora, vai. Diciamo che questo è il 21, che fra parentesi questi qui li dovrei tirare fuori perché mi piacciono molto e anche qua giù c'ho The Balm, un sacco di roba, invece di tenerla nascosta forse se la tirassi fuori. C'ho quelli tutti della Wycon, cioè raga, vabbè. E ce l'ho in questi cosini della Ferrero, però volevo prendere i cassettoni al questi trasparenti alla Primark, però purtroppo non li potrò prendere perché non si può accostare fra regioni e quindi niente, però sarebbero stati comodi anche se ho dei cassetti, però sono colorati ed essendo colorati non trovo quello che c'è dentro, no? Invece con quelli trasparenti lo vedete subito. Qui mi è venuta leggermente storta. Ok. Finito. Diciamo che... oddio, cioè, non vedete tanto sono bianca o no? Aspettate, facciamoci un po' di contouring. Usiamo questo della Kiko. Cioè, erano delle robine anche della Kiko, ma insomma... ho preferito fermarmi... lì. A parte, ripeto, il mio cadaverico colore, mamma mia, mi sono bianca, signore. E questo vabbò, il Super NYX. Quindi niente, per tenervi leggermente aggiornati, ecco che questo è. Purtroppo non c'è, per adesso non ci sono risultati buoni, ecco. E purtroppo non li possiamo aspettare perché con quello che ha avuto non possiamo assolutamente pretendere che, addirittura dicono che comunque non tornerà mai più, quindi da una parte si sta aspettando la fine, anche se lei è una grandissima lottatrice e anche perché nonna ne ha passate tante, eppure è arrivata a 93 anni e stava benissimo. Quindi non è da poco anche questo. E... ecco. Spero solo che non soffra. Ora io comunque riparto. Ripartirò. Vi volevo fare un bel decluttering. E credo che ve lo farò almeno delle palette. Di modo che riesco a togliere queste palette. Di modo che le porto alle mie ragazze. E, però vediamo. Insomma, ecco. Io già una sistemata l'ho data. Purtroppo queste sono cose che preferivo fare quando tornavo a casa.
Però non c'è tanto, però comunque per adesso il tempo mi ha strabocciato questo, che peccato. Cioè, perché guardate bello il colore, io l'avevo scelto perché era tipo l'espresso della MAC. Il problema è questo, insomma. Ah, questi della Line Crime, io ce n'ho due a questo punto. Vi dirò che non sono rimasta così contenta come gli altri, quelli collezione permanente, perché quando lo si va a stendere lasciano un leggero tocco. Boh, non so come dirvi. Questo era matte, come mai non mi torna matte? Non mi diventa matte? Boh. E hanno un tocco un po' particolare. Quelli vecchi sono meglio, secondo me. Comunque, ecco questo. Vi volevo dire questo. Ecco, e nonostante tutto questo, ah già, mi devo mettere quello della mia. Benissimo. Nonostante tutto questo, non abbiamo pace. Non abbiamo pace. Io vi ripeto, spero che questo anno finisca perché è stato un anno di merda. E spero che il 2021 ci riservi qualcosa di migliore perché veramente. È anche vero che quando poi la vita s'accanisce, te ne fa passare una dopo un'altra. Spero di avervi tenuto un po' di compagnia. Fatemi sapere se avete qualche prodottino che vi ho elencato e vi piace o non vi piace. Fatemi sapere che ne pensate. Io vi mando un grande bacio. Scusatemi se non rispondo a tutti. Cioè, ora anche il naso è intasato. Scusatemi se non rispondo a tutti, però non sono neanche dell'umore giusto per stare sempre sui social e per rispondere comunque ai vostri commenti sempre anche su YouTube, Instagram, vuol dire che gli devo stare dietro e purtroppo ultimamente non ho tantissimo interesse, mentre fare qualche video e fare qualche trucco, parlare un po' di make-up un po' mi rincuora, quindi vi mando un grande bacione, un po' di transfer, ciao belle.